che ci prepariamo a celebrare un sacramento è importante che ci poniamo la domanda: quale spazio ha Dio nella nostra vita? Noi spesso per parlare di Dio parliamo direttamente di Gesù, colui che è Dio e che ci parla di Dio. A un certo punto Gesù rivolge questa domanda ai suoi discepoli: voi chi dite che io sia? Dopo che i discepoli gli avevano riferito di che cosa pensavano gli altri. Ma Gesù insiste: voi chi dite che io sia? Questa domanda porta con sé un significato ancora più profondo. Diventa: io, per voi, cosa sono? Chi sono? Quanto peso? Che è una domanda fondamentale, forse anche in amore. Voi due ve lo siete chiesto: ma io quanto valgo per te? Voi chi dite che io sia? È anche la domanda che Gesù rivolge. E quello che importa a Gesù è che ci sia la risposta da parte nostra. Voi, tu, che cosa ne pensi? E è così importante quel voi che Gesù vuole sentire non quanto abbiamo imparato o le risposte giuste, ma che cosa significa pronunciare Dio per noi. Attenti però che un voi è fondamentale, ma non può essere più grande del Signore. Ascoltare la propria opinione, ascoltare quello che noi sentiamo di Gesù, di Dio, non è a questo punto decidere noi per Dio. Bisogna equilibrare le cose, Lui e noi, che è anche la capacità di ascoltarlo, quindi di mettersi in ascolto. Anche se siamo lontano da Dio per più di un motivo, ci sono molte delle parole che Lui affronta o dei temi che Lui affronta che non sono lontane dalla nostra quotidianità o da ciò che noi riteniamo più importanti. Alla luce di tutto questo, ricordiamoci però che possiamo ancora imparare qualche cosa da Gesù se ancora non abbiamo cominciato a camminare verso di Lui. Avevamo parlato del verbo agapao come il verbo attraverso cui Dio ama e ama sul serio. Potremmo metterci alla scuola di quell'agapao per capire quanto siamo capaci di amore e quanto siamo capaci di amarci in una coppia. Da Gesù possiamo imparare, ad esempio alla luce di questo agapao, che si ama sempre, non solo quando è semplice, ed è per questo che si ama con tutto se stessi, con un coinvolgimento profondo, non lasciando solo una parte di noi in gioco, e si ama soprattutto fino in fondo, sia tirando fuori tutto di se stessi, sia portando fino in fondo anche le nostre battaglie, purché regni l'amore fra di noi. Beh, poiché il Vangelo significa buona notizia, andiamo a rileggere quel brano del Vangelo in cui abbiamo sentito proprio Gesù porre la domanda e sentiremo anche la risposta di Pietro. Gesù disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Rileggetelo voi con calma per provare a rispondere voi alla domanda: chi dite che io sia? Che Gesù ci pone. E come al solito dedichiamoci a un po' di verifica per scoprire quanto Dio vive anche nella nostra coppia. Alcune frasi di stimolo per introdurre il discorso di Dio vi aiuteranno. Basterà mettere in pausa e leggere con calma quello che c'è scritto in questo video.